È ormai passato più di un anno dall'uscita della Casa di Carta 4 e finalmente dopo alcuni mesi di silenzio è arrivato qualche segnale da alcuni dei protagonisti. Tra pochissimo vi spiegherò perché sono convinto che l'annuncio della quinta e ultima parte sia imminente. Jaime Lorente ha pubblicato questa foto, con scritto in descrizione "Inizia il countdown", ma sicuramente la foto che ha attirato di più l'attenzione è quella postata dall'attrice che interpreta Tokyo. Nel video di oggi quindi voglio aggiornarvi con le ultimissime novità e ovviamente non mancheranno alcune teorie sulla prossima stagione. Infatti voglio analizzare questa foto che potrebbe darci qualche indizio sui prossimi episodi. Tutto questo dopo la sigla. Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un bel like che dà un grandissimo supporto al canale e iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e come me amate le serie TV. Ma non voglio perdere altro tempo e quindi vi racconto subito quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Dopo mesi di silenzio sembra che qualcosa finalmente stia cambiando. Infatti quasi contemporaneamente alcuni attori della Casa di Carta hanno pubblicato su Instagram dei post inerenti alla serie. Ma vediamoli insieme. Dobbiamo partire dall'1 aprile, quando l'attore che interpreta Denver ha pubblicato questo post. Pensate che non pubblicava nulla di relativo alla Casa di Carta dall'1 agosto 2020, ovvero da quando fu confermata la quinta stagione. E probabilmente già questo basterebbe per dedurre che sia in arrivo qualche notizia ufficiale. Ma c'è un ulteriore dettaglio che ha fatto impazzire moltissimi fan, compresi tanti di voi che mi hanno scritto su Instagram. E mi riferisco alla descrizione del post. Parole che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione. Ci sono però alcune osservazioni da fare. La prima riguarda la data di pubblicazione. Infatti molti hanno pensato che si trattasse di un pesce d'aprile. Tuttavia, mi sento di escludere questa possibilità per due motivi. Innanzitutto, mi sembrerebbe davvero di cattivo gusto uno scherzo del genere, quando milioni di fan aspettano da più di un anno una nuova stagione che ha subito numerosi ritardi a causa della pandemia. Ma soprattutto, nei giorni successivi, altri attori sono tornati a pubblicare post sulla Casa di Carta. E quindi sono convinto che si tratti di una strategia. Credo che l'obiettivo sia quello di iniziare a creare un po' di hype attorno alla prossima parte, prima di pubblicare il trailer ufficiale, in cui finalmente scopriremo anche la data di uscita. Un'altra osservazione da fare riguarda la descrizione. L'attore ha scritto "inizia il conto alla rovescia", è quindi chiaro che qualcosa si stia avvicinando e manca davvero poco. È molto difficile però che si tratti dell'uscita della stagione. Sappiamo infatti che le riprese fino a pochi giorni fa erano ancora in corso, quindi sarebbe impossibile vedere a breve la prossima parte su Netflix. Probabilmente si riferisce all'inizio della campagna di marketing. Come vi ho ricordato più volte nei miei precedenti video sulla prossima stagione, una serie così importante e famosa ha bisogno di una promozione all'altezza, e senza alcun dubbio sarà così anche per la quinta stagione, e personalmente mi aspetto che duri almeno un mese, sufficiente a creare un incredibile hype, esattamente come è successo l'anno scorso per la Casa di Carta 4. Inoltre ho letto alcune dichiarazioni lasciate da membri del team della produzione della Casa de Papel, e hanno fatto sapere che considerando i tempi della post-produzione difficilmente vedremo gli episodi prima della fine dell'estate. E ora voglio mostrarvi le altre foto che sono state pubblicate negli ultimissimi giorni. Esther Asebo, ovvero Stoccolma nella serie, ha pubblicato questo post, in cui fa notare che è passato un anno dall'uscita della quarta parte e con degli scatti piuttosto tristi ricorda quanto è stato difficile, riferendosi chiaramente al problema della pandemia. Ma la foto che, come vi anticipavo, probabilmente merita più attenzione è quella pubblicata dall'attrice che interpreta Tokyo, accompagnata da una descrizione che non può non lasciarci con grandissime aspettative. Infatti scrive "impazzirete con la quinta stagione". Insomma, vuole farci sapere che la Casa di Carta 5 sarà una bomba. Questa foto è anche stata ripubblicata dalla pagina di Netflix Italia e da Vancouver Media, ovvero la casa di produzione della serie. E per finire, anche Darko Peric ha pubblicato pochissimi giorni fa questa foto. Insomma, mi sembra chiaro che qualcosa stia succedendo. Dopo mesi di silenzio da parte degli attori, in cui le poche notizie che arrivavano riguardavano scatti fatti dai fan durante le riprese, i veri protagonisti stanno iniziando a farsi sentire. E ora che vi ho aggiornati con le ultimissime novità sulla prossima stagione, è arrivato il momento di passare alle teorie. Infatti, come vi anticipavo poco fa, la foto di Tokyo non è passata certamente inosservata e può darci parecchi spunti interessanti sulle prossime puntate. Prima però datemi qualche secondo per parlarvi dello sponsor di questo video, ovvero NordVPN, servizio che ormai uso da parecchio tempo e a maggior ragione mi sento di consigliarvi. E tra pochissimo scoprirete perché potrebbe essere molto utile anche a voi amanti di Netflix. Vi racconto brevemente quali sono i motivi per cui secondo me
potrebbe interessarvi. Oltre a garantirvi una totale sicurezza e quindi a proteggere i vostri dati sensibili quando navigate su internet, è utilissimo anche per noi amanti delle serie TV. Infatti, grazie a NordVPN potete collegarvi a migliaia di server in giro per il mondo e accedere così al catalogo Netflix di altri paesi, trovando titoli che non sono presenti su quello italiano. Vi faccio subito un esempio. In questo momento mi sto collegando tramite l'app NordVPN ad un server situato negli Stati Uniti e una volta fatto, aggiornando la pagina di Netflix sul browser, mi troverò su Netflix USA e ad esempio troverò House of Cards, serie TV non disponibile sul catalogo italiano. Io uso spesso NordVPN per guardare serie TV o film dal catalogo americano, non presenti in Italia visto che sto cercando di migliorare il mio inglese. Questo discorso vale chiaramente anche al contrario e quindi chi va all'estero e vuole comunque accedere ai contenuti italiani può farlo tranquillamente connettendosi a un server situato in Italia. Sono orgoglioso di questa collaborazione con NordVPN e se vi può interessare andate a dare un'occhiata in descrizione, dove trovate un link che vi porterà un'offerta riservata a chi mi segue. E se deciderete poi di abbonarvi avrete anche una garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni. Ma ora andiamo avanti e riprendiamo la foto pubblicata da Tokyo. Prima di tutto è chiaro che si tratti di una foto scattata durante le riprese della quinta parte. Sicuramente avrete subito notato che ci sono molti dettagli interessanti e partirei subito dall'ambiente circostante. Evidentemente c'è stata un'esplosione e possiamo anche vedere sul muro diversi buchi. E su questo vorrei spendere due parole. Infatti, viste le condizioni del muro e l'equipaggiamento di Tokyo, possiamo facilmente intuire che ci sia stato uno scontro molto pesante tra la banda e la polizia. E soffermiamoci su Tokyo. La prima cosa che salta all'occhio è la particolare arma che tiene in pugno. Infatti non si tratta di un semplice fucile d'assalto, ma se guardate bene è stato modificato con l'aggiunta di un'ulteriore arma, che secondo me potrebbe essere un lanciagranate o qualcosa di simile. E questo diventa ancora più plausibile se guardiamo i due grossi proiettili che ha sulla spalla. Inoltre, come possiamo notare, porta con sé parecchie granate. Correggetemi se sbaglio, ma non ricordo nessuno della banda armato fino ai denti in questo modo. E a proposito di questo, ci tengo anche a fare un'osservazione. Se ci pensate, abbiamo quasi sempre visto i membri della banda usare le armi principalmente per difendersi o spaventare gli ostaggi. Sappiamo benissimo infatti qual è stato il modus operandi del professore fino a quando è stato lucido. Ha sempre cercato di evitare scontri mortali con la polizia. Infatti ricorderete che l'unico momento in cui ha deciso di dare il comando per uccidere qualcuno è stato quando credeva che fosse morta Lisbona. Guardando la foto di Tokyo però sembra chiaramente che lei sia equipaggiata per uccidere e questo può essere un grande indizio sulla prossima stagione. Infatti possiamo intuire che o la banda si troverà in grossissimi guai a causa ad esempio dell'assalto delle forze speciali che li vedrebbe costretti a reagire, oppure il professore potrebbe nuovamente perdere per parecchio tempo i contatti con la banda e vista la situazione in cui l'abbiamo lasciato è più che possibile. Quello che voglio dirvi è che difficilmente, se non ci fosse una situazione di emergenza, il professore opterebbe per una soluzione così drastica che farebbe sicuramente rischiare la vita a parecchi membri della banda. Un'altra cosa che mi è venuta in mente guardando la foto è il post con cui fu annunciata la casa di carta 5. Come potete vedere è presente una maschera spaccata e sembra proprio che ci sia stata un'esplosione dei detriti sparsi attorno. E se ci pensate potrebbe esserci un collegamento anche con la foto pubblicata da Rio, in cui era completamente sporco. A questo punto mi aspetterei una stagione ricca di azione e con molte esplosioni. E devo essere onesto, questo un po' mi spaventa, perché non sono un amante di scene di azione poco realistiche. Infatti, come alcuni di voi ricorderanno, tra le poche cose che non mi sono piaciute della quarta parte ci sono le scene esagerate con protagonista un immortale Gandia. Bisogna anche tenere in considerazione che la stagione è lunga e che queste poche foto che abbiamo a disposizione non possono certamente rappresentarla pieno. Sicuramente una cosa che possiamo dire quasi con certezza è che ci sarà uno scontro incredibile, probabilmente qualcosa di mai visto fino ad ora. Ma mi aspetto anche la solita genialità del professore, suspense e tanti colpi di scena a cui la serie ci ha abituati. E l'ultimissima cosa di cui voglio parlarvi prima di concludere questo video è un post pubblicato dall'attore che interpreta Arturito. Come vedete l'attore ha subito un infortunio piuttosto grave. La domanda che quindi sorge spontanea è se avesse o meno finito le riprese in cui compare, perché se per caso avesse ancora qualche scena da dover girare sarebbe un grossissimo problema e sicuramente ci sarebbero ulteriori ritardi. Ma voglio essere ottimista e leggendo in rete sembra che avesse già concluso tutte le scene in cui è presente. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, in particolare della foto di Tokyo. So benissimo quanto siete in hype per la prossima parte. Io spero che abbiate apprezzato il video di oggi e nel caso mi raccomando lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys al prossimo video!